Ciao a tutti, rieccomi di nuovo qui su questi schermi. Hank, canale di Hank. Torniamo a parlare di quello che accade a livello di propaganda. Quindi tornerò a parlare dei media mainstream, perché lasciano alquanto basiti. Sono divenuti talmente rocamboleschi, talmente impacciati, talmente goffi, che lasciano davvero di stucco. Basta pensare alla recente figuraccia di Mentana, che conduce il suo TG sulla 7, dopo gli accadimenti di Washington, quando praticamente per descriverli, per documentarli, ha preso un estratto di un film di fantascienza facendo credere che corrispondesse alla realtà dei fatti accaduti durante, diciamo, l'evento stratosferico al Campidoglio, dove poi c'è stata questa irruzione da parte di alcuni manifestanti, aperta la parentesi, infiltrati, chiusa la parentesi. E questo è un esempio, ma ce ne sono a migliaia. Vediamo figuracce su figuracce da parte di politici, politicanti, personaggi appartenenti al governo, personaggi appartenenti al circo mediatico. Per chi ovviamente ha un occhio attento, non che ci voglia molto, per carità, è facile vedere che costoro sembra che si rivolgano a un pubblico con un quoziente intellettivo davvero molto basso. Scusate, è andata via un attimo l'immagine. E mi ha fatto riflettere a tal proposito giusto due righe che ho trovato su un libro che sto leggendo attualmente, che devo ancora finire di leggere, che non ha nulla a che vedere con la controinformazione, non ha nulla a che vedere con determinati argomenti che ho trattato su questo canale e che sto trattando anche su altri social, su altre pagine. E questo libro, che sostanzialmente parla di psicologia abbinata alla vendita, al marketing, di Seth Godin, questo è il marketing, si chiama, non volevo fare pubblicità, però giusto per essere chiari. E c'è praticamente una parte che spiega come funziona lo spamming nigeriano. Ed è significativa, perché praticamente funziona che si riceve un'email da un sedicente principe con l'offerta di spartirsi milioni di dollari con voi. E tutto questo messaggio, praticamente in questo messaggio sono presenti diversi errori ortografici che lasciano presagire che in realtà si tratti di una fuffa, ok? Il classico spamming che siamo abituati a vedere anche sui social. E quindi perché questi truffatori così sofisticati commettono errori così palesi? È molto semplice, è davvero molto semplice, perché loro non vogliono arrivare a tutti. Anzi, per coloro che sono svegli, questo è un chiaro messaggio, un chiaro invito ad andarsene, a non considerarli. Vogliono giocare facile. E questo è l'obiettivo della mail. È un segnale per gli avidi e i creduloni, perché inserire chiunque altro nel procedimento non è altro che uno spreco di tempo,
per i truffatori, che poi dopo saranno costretti a convincere, a dover convincere i più scettici. Preferiscono quindi perdere subito le grane, chi può arrecargli una grana, fin dall'inizio, piuttosto che investire del tempo. Okay. E perché ho voluto esporre ciò? Perché secondo me c'è un legame, con quanto vi ho appena letto, con quello che sta accadendo a livello propagandistico. Sembra proprio che i media vogliano arrivare a una fetta di pubblico prestabilita, la cosiddetta fetta dei creduloni. Chiudo qui. L'obiettivo di questo video era semplicemente riportare una mia deduzione. Ora fate le vostre elucubrazioni e scrivetemi pure come la pensate. Perciò, secondo me, è tutto premeditato, è l'ennesima tecnica di manipolazione, più che di manipolazione tecnica psicologica, per arrivare a una parte di pubblico. Consideriamo poi il fatto che in Italia abbiamo una percentuale drammaticamente elevata di analfabetismo funzionale e il gioco è fatto. Ok? Vi saluto, ciao a tutti quanti.